Allora, il mio titolo di intervento è parlare con i cittadini attraverso i social media. All'inizio mi sono sentita davvero molto un pesce fuor d'acqua quando sono arrivata stamattina, perché il linguaggio è molto diverso, nell'altra sarà molto diverso dal mio. Poi ho ascoltato Luigi e ho capito che probabilmente non poteva portarsi Harvey e ha portato me in qualche modo, e la cosa funziona così. Mi sono rivista molto quando vedevo il cagnolino là. È vero, parlo attraverso i social media con i cittadini, è vero, lo faccio faticosamente, quindi il matto, come mi chiedeva lui, lo faccio, perché faccio tutto da sola. Chi ha occasione di seguire il blog o le altre realtà che vivo, sa che me lo faccio da sola ed è stata una fatica. Adesso vi racconto come lo faccio. Non so se lo faccio bene, non so se lo faccio male, non so neanche se è un modello che si può ripetere. Non ho purtroppo per certi aspetti né maestri né comunicatori né esperti, sono molto spontanea, anche molto naive, credo che si veda anche in tantissime occasioni. Vado avanti per intuizioni e anche molto per passaparola o quella serie di relazioni che sono stata capace di costruirmi in questi anni, di amici che mi aiutano, mi danno qualche dritta qualche volta, e a me piace sempre molto imparare. Devo anche dire che mi sento un poco un pesce fuor d'acqua, visto che faccio politica, qua si parla molto anche di azienda, una cosa che mi fa un po' di orticaria, l'idea della politica e dei partiti azienda, ma però ho imparato molte cose questa mattina. Sono anche convinta che rispetto al lavoro che faccio ci sia una sorta di unicità che difficilmente si possa poi ripetere, e in qualche modo io la considero la forza alla quale attingo. Penso che oggi più che mai ci sia bisogno, per la politica molto distante, sentita in modo molto distante, di riconoscibilità, di affidabilità. Le persone in qualche modo a livello locale, io sto parlando della mia realtà, ti cercano. Allora, chi sono? Lo dico proprio in due brevissime parole. Io l'ho contestualizzata così: sono una persona che deve e che vuole comunicare con i cittadini, ma sono una che soprattutto dalla molestina, dalla quale di solito non mi vedevo mai, ha dovuto passare a qualche cosa di più complesso. Uso la molestina perché in qualche modo per me, nella mia testa, è sempre stato lavorando una sorta di riferimento, qualche cosa da quale non mi divido prima, e oggi non mi divido dallo stesso modo dal blog. In due parole brevissime, faccio politica da tantissimi anni, ho fatto l'amministratore nella nostra città. 3 anni fa ho vissuto l'esperienza della sfida come candidato sindaco, ed è anche stato il primo contatto che ho avuto in quell'occasione con la rete. Lì l'occasione è stata quella di far nascere Brescia per passione, ma anche il bisogno di raccontarsi e di contattarsi. All'epoca era un sito, ma lo gestivano altre persone che lavoravano con me. Le elezioni hanno avuto per me un ottimo risultato personale, ma sono state una batosta elettorale. Quindi in fondo il mio rapporto con la rete è nato dalla necessità ed al bisogno di reinventarmi in qualche modo, di riprendere i legami, perché avevo anche lasciato il mio partito ed ero veramente in una condizione anche di solitudine e di legami che dovevo andare a riprendere. Volevo in qualche modo rileggere la mia città, rileggere il mio territorio, avendo però un patrimonio, una storia che è di ideali, un'idea di città da comunicare che io sono convinta di avere ancora adesso. Allora ho cominciato a guardare due cose, questo mi piace, avendo ascoltato Luigi, probabilmente andando a naso, ma le ho indovinate. La rete da una parte, e ho cominciato a frequentare il mondo dei creativi molto. Giovani artisti, chi fa graffiti, ho cercato di capire dove andava il mondo, nel momento in cui sentivo anche che la politica era in crisi e aveva bisogno di andare a pescare energie da qualche altra parte. Come sono arrivata in verità al blog? Al blog ci sono arrivata quasi costretta. Un mio amico che fa il creativo ha insistito per tanto tempo, e come tanti che fanno politica avevo un timore pazzesco di avvicinarmi a questo. Poi un giorno è arrivato, me l'ha fisicamente praticamente regalato, mi ha insegnato 4 rudimenti e poi mi ha buttato in mare aperto. Io riconosco il mio percorso come in 3 passi. Nella prima fase, forse anche qui ho imparato un po' di cose da Luigi, mi ha fatto ordine rispetto a cose che magari già facevo. La prima fase, che era sicuramente autoreferenziale, ho cominciato a scrivere di me per prendere dimestichezza con il sistema. Il secondo, ho cercato di creare questo rapporto di dialogo, di fiducia, di affezione con chi mi seguiva. E adesso io mi sento di essere in una fase nella quale cerco di delineare con più forza la mia identità. Probabilmente sono stati dei passaggi miei personali che ho trasmesso alle persone
che mi stanno seguendo, che poi in realtà non è visibile neanche dal percorso nella vita reale. Ho sempre cercato di essere me stessa, di essere riconoscibile, e quindi sono arrivata anche a Facebook e a Twitter come strumenti, Twitter da pochissimo, come strumenti per da un lato far crescere il blog, perché è lì che io dico, racconto quello che penso e come vorrei la mia città, e dall'altro anche di creare una sorta di dialogo. Allora ho cercato di essere riconosciuta e mi sono andata anche un po' a guardare voglio una fidanzata subito. Queste sono le cose che ho preso l'abitudine di fotografare in giro per la città, scusatemi, in giro per la città. E quindi è il mio modo di raccontare come io vedo Brescia, uso molto anche questo aspetto, oltre che scrivere, racconto anche delle cose che gli altri non vedono. Queste sono le scandali del Presidente del Consiglio Comunale, cioè io quando sono in comune vedo delle cose che gli altri non vedono, che non sono solo cose di banale. Io penso che a volte descrivano le carte, descrivano le persone, per cui io viaggio anche di queste immagini. Oppure vado in giro, vedo la mia città, non fanno girare biciclette in questo periodo, mi ostacano la vita, però vedo queste cose in bicicletta, allora le racconto, ed è il mio modo appunto di mettermi in comunicazione. Io ho in testa una cosa che forse sembrerà un po' strana rispetto anche a chi si occupa di aziende o altro. Io non ho davvero in testa i voti che voglio andare a prendere. Io ho in testa un messaggio che può essere condiviso. Forse questa è presunzione. Penso di avere una cosa da dire e penso che tante altre persone la possano condividere con me. Poi sarà quel che sarà, succederà quel che succederà andando avanti. Però ho soprattutto sempre l'idea, quando mi siedo davanti al computer, ci passo davvero davanti a me tantissime ore, ho sempre l'idea di avere delle persone dall'altra parte, o dei legami che posso in qualche modo consolidare. Che cosa ha tracciato il mio percorso? Da una parte ho pensato di essere come avrei voluto vedere una persona che fa politica, cioè mi smetto di davanti e dico: una persona che fa politica che cosa fa, chi è, come non è, vorrei conoscerla, perché? E allora ho pensato che cosa avrei voluto sapere e nel frattempo avere, dicevo, la certezza delle idee da trasmettere. Ho memoria fotografica, quindi dicevo giro, metto, racconto e sapendo di mettere alcune cose. Adesso voglio arrivare ai risultati, perché credo che questo sia il significato che cosa ha fatto. Dicendo anche un'altra cosa, che ho fatto questo nella vita politica un po' contro tutti e tutto. All'inizio, quando mi sono imbarcata in questa esperienza del blog e dei media, ho avuto davvero l'ostilità della politica, perché ma che cosa fai, ma che cosa ti viene in mente, la saletta, no, al blog, cioè me le dicono proprio così, no? Ma quasi fosse uno strumento terribile. Ho sentito anche l'ostilità dei giornalisti, mi fa piacere di farti che sia in diretta su una testata giornalistica oggi, perché è un grande passo avanti, secondo me grandissimo, perché sembrava quasi che si volesse andare a rubare un mestiere di altri, e invece mi pare adesso che si possa cogliere invece una sintonia diversa. Lo considero davvero un grandissimo passo avanti. Quindi dicevo, una sorta di ostilità. Le uniche persone soddisfatte e contente sono i cittadini, nel senso che vai avanti, continua, contattateci, fatti sentire, dimostraci quante storie, quante cose accadono. Allora, che cosa è stato per me il risultato? Un anno fa è nata un'associazione che fa riferimento, di cui io sono presidente, che si chiama Brescia per Passione. Brescia per Passione adesso è qualcosa che comincia a girare, che si riconosce sicuramente come logo. La cosa secondo me in assoluto più interessante, che dal virtuale siamo passati al reale, cioè il nocciolo duro dell'associazione, le persone che lavorano con me, e sono, vi assicuro, tante, sono prevalentemente state contattate in rete, cioè loro mi hanno cercato, ci siamo trovati poi dal virtuale al reale, e oggi sono persone che lavorano a fianco a me quotidianamente, e questo credo che sia assolutamente una cosa molto importante. Nel rapporto con le adesioni, per esempio, le adesioni all'associazione sono passate di lì, il rapporto con i cittadini diventa sempre più stretto, più forte, una cosa abbastanza straordinaria, che scrivono le lettere al giornale di Brescia, al Brescia Oggi e al blog. Lo riconoscono come un riferimento
l'informazione, questo è molto importante. Noi per esempio attraverso Facebook apriamo il giovedì, facciamo sempre quello che noi chiamiamo il panino del giovedì, è l'occasione per dire a tutti, noi giovedì ci troviamo in piazza Bruno Boglio, abbiamo la sede, venite, mangiamo un panino insieme, ci si scambia le idee e ogni giovedì arriva il chi c'è, ogni volta è sempre gente diversa, gente che ci contatta, che non conosciamo, sono esperienze che si mettono in rete, si mettono insieme, si trasformano anche in collaborazioni di lavoro, persone che poi escono insieme, quindi intendo dire anche questo è un buon messaggio. Anche in temporanea era una mostra al quale abbiamo dato una mano, che reclutava giovani artisti bresciani che hanno presentato le loro opere in Santa Giulia, e anche quelli sono stati contatti che sono avvenuti in rete. E infine l'ultimo passaggio, che per me è stata un'esperienza dal punto di vista della rete abbastanza straordinaria, chi è bresciana la conosce molto bene, la settimana scorsa un'ordinanza comunale che non permetteva alle biciclette di essere legate al di fuori delle rastrelliere ha prodotto la reazione di tanti bresciani, perché la riconoscevano come un'ingiustizia. E io ho raccontato questa cosa nel blog e mi è venuto distinto la sera a scrivere. E poi se vanno avanti così, una di queste sere prendo la mia bici e mi incateno al palo davanti al palazzo comunale. Hanno cominciato a dire, io ci sono, se lo fai io ci sono, io vengo con te, io ci sono. Un ragazzo mi ha contattato in modo particolare dicendo, guarda, grande disponibilità Alberto, benissimo, abbiamo messo in pista questo evento che voleva essere evidentemente una protesta, un bike mob, una protesta rispetto a una ordinanza non condivisa, ma anche la voglia di dire il popolo delle biciclette in piazza, siamo qui e siamo tanti, perché se vedete le immagini, credo che si sia riempita la piazza come non accadeva veramente. Credo che si sia riempita la piazza davvero come non accadeva da tantissimo tempo. E quindi sono, credo, molto, intendo dire, i segnali che la rete da questo punto di vista ci dà e ci permette sono molto importanti. Io concludo raccontandovi solo un'ultima cosa, se ho ancora un minuto di tempo per farlo, che per me è stata molto interessante. Io avevo un profilo su Facebook che ormai stava raggiungendo i 5.000 amici. E avevo un mio amico che tra l'altro è qua presente, che continuava a spiegarmi che dovevo passare all'altra, non dal profilo alla pagina. E discutevamo di questa cosa perché io gli dicevo, ma io non sono un'azienda, non devi far ragionare in questo modo, sono un'altra cosa. Poi a un certo punto, arrivate ai 5.000, mi è arrivato il suggerimento che dovevo da Facebook passare dal profilo alla pagina. Devo dire che forse non avevo gli occhiali quel giorno quando ho fatto l'ultimo clic al tasto, ed è stata la rovina. Nel senso che la cosa che molti ritenevano probabilmente fondamentale era questa possibilità attraverso la mail di contattarmi, perché a me scrivono tantissimo e mi chiedono le cose più varie e più disparate, da quelle tipiche dell'amministrazione comunale, quindi dalle buche, a che cosa ne penso io degli anni 70, mi scrivono i ragazzi di 35 anni che hai vissuto, cioè, ci si racconta diciamo un po' queste cose, ma la straordinarietà è proprio stata nel fatto che, non potendo probabilmente scrivere più mail, trovandosi lì, ho cominciato a trovare sul profilo delle scritte, cioè mi scrivevano dicendo, ma ti ho fatto qualcosa, ho scritto qualcosa che non andava, come mai mi hai tolto l'amicizia? Ma persone con le quali io non avevo un legame, non come tante facce che vedo oggi. Questa cosa a me ha colpito moltissimo, difatti sto cercando nuovamente di far migrare, lo so che probabilmente da voi che vi occupate di queste cose è una pura follia, ma io sto tentando di farli migrare nuovamente sulla pagina dell'amicizia, perché questa cosa loro l'apprezzano tutti moltissimo e mi riconoscono questa riprendere questo filo dei rapporti. Poi potrei raccontarvi anche tanti aneddoti, tanti. Io in comune celebro matrimoni, per esempio, perché sono un ufficiale pubblico, e capita spesso che ci siano persone che mi scrivono, mi chiedono di celebrare il loro matrimonio, mi vogliono vedere prima, mi vogliono incontrare, cioè questo per dire che comunque si crea una sorta di legame forte anche attraverso la rete poi nella realtà. E quindi, a differenza dei miei amici che fanno politica, io ci credo veramente moltissimo, perché i risultati io li vedo e la piazza lo riconosce. Grazie Laura.
problema così.